Questa sera mi interrogerò sulla durata. È possibile che un amore duri nel tempo o necessariamente ogni amore, diciamo, conosce prima o poi la sua agonia? Questo è un grande tema, anche più ampio della vita sentimentale, è il tema della durata. Riusciamo a rendere durature le cose che hanno un valore nella nostra vita o, come dire, subiamo il comandamento sociale che oggi è dominante, che è quello di consumare tutto il più rapidamente possibile in modo che non resti più niente? E quando l'amore scoppia? Beh, quello è l'incanto, è quando brucia. Allora la domanda è, mentre scoppia l'amore brucia, ma nel tempo cosa diventa? Necessariamente qualcosa di grigio, di spento, necessariamente un'abitudine rassegnata, oppure preserva qualcosa di quella magia iniziale? E la domanda è, ma com'è possibile preservare qualcosa di quella magia iniziale senza lasciare che tutto si consumi? La domanda è anche dove si trova l'amore, che è il tema di questa edizione del Festival Il Libro Possibile. Beh, l'amore si trova in ogni luogo in cui c'è un incontro. E quindi non mi riferisco solo all'incontro con un partner, un uomo o una donna. Si può incontrare un libro, si può incontrare un paese, si può incontrare una città, si può incontrare un maestro. Dove c'è l'incontro c'è l'esperienza dell'amore, che è un'esperienza di apertura. La vita si allarga. In fondo, se ci pensate, il problema non è tanto quello di avere una vita lunga o di avere anche, direi, una vita felice. Il problema è di riuscire ad avere una vita larga.